Questa quinta puntata di Hawkeye, nuova serie Marvel facente parte della fase 4 e che esce su Disney Plus ogni mercoledì, diciamoci la verità, ha saputo regalare grandissime soddisfazioni. E pensate che inizialmente, come ben saprete, a me questa serie non è che avesse fatto impazzire, perché dopo i primi 20 minuti folgoranti del primo episodio, sapete benissimo che il secondo episodio, invece, per colpa di una comicità ridondante ed esagerata, mi aveva proprio fatto cadere le braccia. Poi si era ripresa, fortunatamente, con il terzo e con il quarto, anche se la scorsa settimana mi interrogavo: caspita, restano solamente due puntate, riusciranno con tutta questa carne al fuoco a gestire tutte le sottotrame? Devo dire che questa quinta puntata sia stata bellissima, forse la migliore fino ad adesso. Diretta sempre da Berten Berti, devo dire che, e faccio spoiler, quindi nel caso non aveste visto l'episodio, recuperatevelo su Disney Plus e poi tornate ad ascoltarmi. Devo dire che continua a piacermi tantissimo l'aspetto introspettivo. Vedete quando si mette da parte la stupida comicità grossolana che non serve a niente, quanto gli episodi riescano davvero a dire qualcosa, a comunicare qualcosa? Sarà anche l'ambientazione newyorkese natalizia, ma allo stesso tempo a contrasto con questo clima cupo, dark, ma anche con la cupezza vissuta dai nostri protagonisti. Sarà che comunque chi ha visto i film sa quanto Clint Barton stia soffrendo per Natasha, per la morte di Natasha. Sarà che ci sono dei collegamenti proprio stringenti con le pellicole, perché chiunque non avesse visto Black Widow, beh, capirebbe poco sul perché Yelena Belova sia sulle tracce del nostro Clint, del nostro Ronin, e perché lo voglia uccidere. Quindi mi fa piacere che ci sia questo aspetto introspettivo che voglia rimarcare anche la sofferenza provata dai nostri protagonisti. Anche la nostra Kate, che in continuazione cerca di mettersi in contatto con Clint, che, come sapete, nell'episodio precedente le disse di andarsene proprio per salvarla, per salvaguardarla. Ecco che in questo episodio, prima di arrivare al finale che ci potevamo aspettare e di cui ormai si parlava da tempo, in questo episodio mi è piaciuto tantissimo innanzitutto l'inizio. L'inizio che fa proprio da prologo, ancor prima che appaia il logo della Marvel con la canzone storica sotto, ancor prima che ci sia il riassunto degli episodi precedenti, vediamo proprio Yelena Belova, prima del blip, che andasse a salvare le vedove nere in tutto il mondo, prima che Thanos schioccasse le dita e facesse scomparire metà popolazione, no? Ecco che prima di tutto ciò, la nostra Yelena era pronta a salvare le vedove nere, come proprio ci diceva sul finale di Black Widow. In questo caso, secondo me, anche a livello di messa in scena, è proprio bellissimo il momento in cui lei è nel bagno e passano 5 anni così, scompare, riappare. E la situazione è ben diversa. In primis scopre che sua sorella Natasha sia morta, e quindi poi chi ha visto la post-credit di Black Widow saprà che la contessa Eleanor poi le dirà che se vuole avere vendetta deve andare a trovare il nostro Clint. Quindi mi è piaciuto moltissimo questo inizio, proprio quasi da spy movie, a livello di messa in scena, a livello di storia, perché in tanti pensavano che Yelena non si vedesse più, che avesse fatto la sua comparsa nell'episodio precedente e che quello fosse il ruolo di Yelena. Invece no, Yelena è importantissima, e mi è piaciuto molto anche il suo rapporto con Kate, no? Quando si ritrovano in casa a parlare, mangiando la pasta al formaggio, mi è piaciuto molto questo dialogo fra i due, il capire quanto anche Yelena sia ormai, come posso dire, come potrei definirla, quanto Yelena, soffrendo per la morte della sorella, abbia bisogno di trovare un capro espiatorio per far sì di scatenare tutta la sua ira, anche se poi sotto sotto, da persona intelligente, secondo me ha già compreso che Clint sia solo una pedina in un gioco molto più ampio, e che Clint fosse proprio il primo a non voler far sì che Natasha si uccidesse. Anzi, se avete visto Endgame, saprete che era proprio Clint a voler morire. Quindi Yelena, seppur abbia questa rabbia da tirar fuori, sono convinto che già nel prossimo ed ultimo episodio la scatenerà, sì, ma verso alto.
altri e capirà che Clint sia innocente. Magari ci può essere un combattimento iniziale, però poi ci sarà la redenzione di Yelena, me lo immagino, perché penso proprio quanto nei prossimi film, anche non solo nelle serie, Yelena possa essere il braccio destro degli Avengers. Poi magari potrei sbagliarmi, però mi piace molto sia a livello fotografico, a livello proprio anche di messa in scena, questa New York natalizia. C'è poi quella scena bellissima in cui c'è il memoriale, no? A Times Square, dove c'è stata la prima battaglia degli Avengers nel 2012, con il nostro Clint che indossa nuovamente dopo anni il costume di Ronin, perché c'è questo faccia a faccia con Maya, Maya che sappiamo abbia scoperto tantissime informazioni sulla famiglia di Clint e lui la vuole salvaguardare, ha paure, quindi non la uccide, ma la minaccia dicendole: io non ti uccido, però lascia stare me e la mia famiglia. Quindi è una puntata realmente senza sbavature, è una puntata che mi è piaciuta tantissimo, per poi arrivare ad un finale in cui finalmente, dopo che anche il nostro spadaccino è stato arrestato, perché grazie a Kate la madre capisce che avesse questa società di comodo e quindi si avvertono le guardie, anche se secondo me la madre nasconda qualcosa, secondo me sì. E vedremo nei prossimi episodi, perché secondo me lei è implicata tanto quanto lui e fa tanto la buona samaritana. Aggiungo che il finale, beh, sicuramente è stato veramente valido, perché vediamo per la prima volta, anche solo in fotografia sgranata, Kingpin. Beh, lo sappiamo, Wilson Fisk si vociferava da tantissimo tempo che sarebbe stato presente in questa serie, quindi il ritorno di Vincent D'Onofrio, per ora solo in foto. Chissà se il suo personaggio lo vedremo in carne ed ossa nell'ultimo episodio la prossima settimana, questo non saprei, però questo già vi fa capire quanto, dopo le dichiarazioni di Feige anche su Daredevil, Charlie Cox che sarebbe tornato, ecco. In questo caso, sicuramente mostrare Wilson Fisk vi fa capire quanto per i piani futuri dell'MCU sia importante riprendere i personaggi delle serie Marvel Netflix, che seppur non siano più canoniche, sicuramente presentando i personaggi ex novo potranno fare contenti coloro che hanno seguito le serie Marvel, ma allo stesso tempo ripresentarli a coloro che non hanno mai visto nulla, perché comunque per noi che abbiamo visto le serie Marvel, o perlomeno io le sto vedendo, vedere quei personaggi ti può far venire il brividino, no? Per chi non ha visto le serie, beh, è un nuovo cattivo che viene presentato, perché non penso che ci saranno poi collegamenti con le serie Netflix, penso proprio di no, magari potrei sbagliarmi, però chi ha visto le serie Netflix conosce l'arco narrativo del personaggio, chi non le ha viste è come se lo avesse conosciuto per la prima volta, un po' come quando abbiamo visto WandaVision, ci saranno state persone che non avevano mai visto i film degli X-Men e quindi quando è apparso Pietro, che poi abbiamo scoperto fosse Pietro, sicuramente non sono rimasti esaltati come noi. Indipendentemente da questo, a me dispiace aver visto questa puntata senza ancora aver terminato queste serie Netflix, perché io ho visto la prima di Daredevil, la prima di Jessica Jones, la seconda di Daredevil e ora sono alla prima di Luke Cage, sto andando in ordine da completista come sono. Quindi già così comunque mi sono spoilerato che Kingpin, almeno da quel che penso, non muoia nella terza stagione di Daredevil. Però continuerò a vederle e spero di finire al più presto, anche se il tempo a disposizione è poco, quindi vediamo un po'. Poi vediamo col tempo se invece mi sto sbagliando e quindi rimetteranno in canon le serie Netflix, ma penso proprio di no. Vi ho già spiegato come si comporteranno. Fatto sta che la faccenda si fa interessante. Si parlava di tanta carne al fuoco, ma secondo me, questo lo anticipo, Hawkeye avrà una seconda stagione e me lo auguro perché mi piace veramente tanto, cioè sono contento di essermi ricreduto, perché quando c'era quella comicità veramente da, non lo so, da Disney Channel nel secondo episodio, da prodotto alla Disney Channel nel secondo episodio, come direbbe Andrea P, il mio amico, ecco, vedendo queste nuove puntate, ho detto: caspita, meno male, hanno capito che si possa fare qualcosa di diverso, anche distante dai toni soliti dell'MCU. La mia serie preferita continua a restare WandaVision, che per me è straordinaria, ora come ora. Poi vedremo come andrà la prossima settimana il tutto, anche se, ripeto, secondo me di Hawkeye vedremo altre serie. E me lo auguro, perché se cercassero di chiudere tutta alla svelta la prossima settimana, forse potrebbe venire fuori un pastrocchio. Se invece la concludessero con un cliffhanger, rimandandoci ad una seconda stagione, così come è stato per Loki, sarei felice, perché realmente io sono curioso di vedere questo rapporto tra Clint e Kate che vada a svilupparsi, capire le sottotrame anche con
con lo spadaccino, con la madre di Kate, con Kingpin, e se poi verrà reintrodotto anche Daredevil in altri prodotti. Quindi cerchiamo di andare un passo alla volta. Yelena, il suo avvicinamento a Clint, la resa dei conti fra di loro, cioè ci sono veramente tante cose di cui parlare. Quindi ecco, andiamo con calma e io sono quasi certo che ci sia una seconda stagione, però non posso far altro che complimentarmi con Bertrand Berti per questo bellissimo episodio, sicuramente ben fatto, ben messo in scena, con delle belle scene action, realmente introspettivo, che lascia da parte le stupidità per concentrarsi sul succo del discorso. Quindi totalmente convinto, fatemi sapere anche la vostra, come siete rimasti sul finale. Io inizialmente pensavo si vedesse in carne ed ossa, invece no, ricordiamoci che c'è anche una Maya che comincia a dubitare anche di Lopez, perché dopo il discorso con Clint percepisce che qualcosa non vada. Quindi questo è il mio parere su questo quinto episodio di Hawkeye, attendendo la prossima settimana e quindi poi parlandovene nel suo complesso. Vi ricordo che nelle info troverete tutti i link per seguirmi sulle mie pagine social, che per di più potreste abbonarvi al canale, perché abbonandovi ricevereste tanti contenuti extra in cambio oltre alla normale programmazione quotidiana. Io vi abbraccio, vi ringrazio, vi saluto e viva Hawkeye!